Il tema trattato è proprio sulla condizione morale, spirituale, attitudinale del pigro. E a volte pensiamo che il nemico è sempre all'esterno, è nella chiesa, è nella famiglia, è intorno a me, è sul posto di lavoro, ma se è pigro il problema è nel suo cuore. E a volte noi abbiamo bisogno di un forte, vero, reale esame introspettivo. Abbiamo delle battaglie interne al nostro cuore, alla nostra mente. Sentimenti sbagliati, pregiudizi, paure, timidezze, la poca determinazione, il poco coraggio, il fantasticare su cose che non esistono, pensando che non siamo adatti, non è il momento opportuno, non abbiamo la forza necessaria, non abbiamo le capacità, quando invece dovremmo chiedere al Signore: Signore, dov'è la mia fede? Signore, dov'è il mio coraggio? Dov'è la mia certezza che tu sei nel mio cuore e nella mia vita, che tu ti prendi cura di me? Il Signore ci ha affidato un'opera innanzitutto personale, individuale, quella di condurre a compimento l'opera che Gesù ha iniziato nella nostra vita. Sappiamo che Gesù ha iniziato l'opera e la vuole portare a compimento, ma sappiamo anche che noi siamo chiamati a responsabilità per poter lasciare operare Cristo nella nostra vita. Anche in te, ragazzo, caro giovane, dove pensi che ormai vivi la tua normalità in questo mondo, che invece la parola di Dio lo definisce chiaramente un mondo malvagio, pieno di tenebre. E allora davanti al Signore, con determinazione, con coraggio, piuttosto che dire i tempi sono questi, la società è questa, con determinazione, con risolutezza, prendi questa decisione davanti al Signore di non contaminarti con le cose di questo mondo. Il punto è: che fede è quella mia? È la fede basata sull'Iddio onnipotente vero? E allora questa mattina insieme vogliamo dire: Signore, io voglio mettermi all'opera. Signore, io ho deciso di servirti con tutto il cuore. E anche se ci fosse il leone che sta girando con tutta la sua forza, tu porterai a compimento l'opera nella mia vita